Come si fa la torta della nonna? Facciamo un velo di pasta frolla sul fondo, accompagnato da uno strato di crema pasticcera e con un cake in superficie con pinoli tostati. Vi ricordo che per realizzare la crema pasticcera, questa alla napoletana ben sostenuta, vi lascio il link in descrizione o nel mio primo commento. Facciamo rapidamente una frolla facilissima. Come sempre, iniziamo da zucchero e burro morbido. Impastiamo questi due ingredienti fino a formare una crema. A questo punto inseriamo l'uovo. A questo punto, formato una crema in questo modo, inseriamo tutta la farina, completando l'assorbimento totale dell'impasto. A questo punto possiamo passare anche su un tavolo, giusto per raffinare un po' la frolla. A questo punto mettiamo la frolla in frigorifero. Andiamo a stendere la frolla, facciamo un velo di frolla. Io lo stendo in questo stampo, così è facilmente si può togliere dallo stampo. Non c'è bisogno di imburrare lo stampo. Stendiamo la frolla. Dopo fatto assestare un po' la frolla in frigorifero, la andiamo a raffinare con le mani, plastificandola, rendendola più malleabile per evitare che si spacchi in lavorazione. Stendiamo con farina, con l'aiuto di un mattarello. Arrivata allo spessore di 3 mm, 3 mm e mezzo, deve essere un velo, non esageratamente spessa la pasta frolla. Andiamo a tagliare lateralmente. Bucherelliamo con una forchetta. Vi ricordo che per fare questa crema pasticcera vi lascio il link in descrizione o nel mio primo commento. Crema pasticcera. Andiamo a livellare con una spatola. Adesso facciamo la cake esterna, la facciamo in un recipiente, io lo faccio a mano perché è un impasto facilissimo. Mettiamo zucchero a velo e burro morbido in un recipiente. Mescoliamo questi due ingredienti. Adesso possiamo inserire le uova. Buccia di limone grattugiato e vaniglia. E infine farina. Questo punto è pronto. Versiamo il composto sulla torta. Andiamo a livellare con una spatola. Mi era avanzata un po' di buccia di limone, l'ho messa sulla crema pasticcera prima di mettere il cake in superficie. Mettiamo gli ingredienti più costosi della ricetta, che sono i pinoli. Andiamo a mettere in superficie 30-40 grammi di pinoli. Andiamo a infornare a 180 gradi centro-basso del forno per circa 40 minuti. Ecco, è pronta la torta. Non facciamo stare la torta troppo tempo in forno, massimo 35-40 minuti, altrimenti viene troppo asciutta e non viene morbida. Raffreddata completamente, andiamo a sformare. Una piccola spolverata di zucchero a velo. Perfetta.